Carissimo Lotario, so che è tanto tempo che non ti scrivo, ma l'altro giorno mi è capitata una cosa spaventevole e mi ha fatto tornare in mente la mia infanzia terribile. Ieri infatti è entrato in casa mia un venditore di barometri. Minacciandolo l'ho cacciato via. Ma che importanza ha questo? Ascolta, voglio raccontarti brevemente la mia infanzia e forse allora capirai. All'età di 5 anni circa mi piaceva ascoltare i fantastici racconti di mio padre, ma alle volte mia madre mi mandava a letto dicendomi che, se non l'avessi fatto, sarebbe arrivato l'uomo della sabbia. Sì, l'uomo della sabbia. Com'è bello ascoltare le tue favole, babbo. Leggi anche quella di Hansel e Gretel. Basta, bambini, sono le 9, è ora di andare a letto. Il papà attende un ospite. Nathaniele, presto, altrimenti arriva l'uomo della sabbia. Chi è l'uomo della sabbia? Dico così perché ormai ti si chiudono gli occhi come se li avessi pieni di sabbia e perché ti decidono una buona volta a lasciare tuo padre. Ma non è nessuno, Niele, nessuno. La mamma non mi dice la verità. Ma chi è l'uomo della sabbia? Io sento veramente i suoi passi di notte. Berta, chi è l'uomo della sabbia? Come? Non lo sai? Tutti lo sanno. Non è un uomo, è un mostro. A colpi di sabbia fa schizzare gli occhi ai bambini che stanno troppo svegli, li porta sulla luna e poi li dà da mangiare ai suoi figli. Adesso sono grande, ho 10 anni e non dormo più nella camera dei bimbi, ma in una tutta mia, vicino a quella del papà. Da qui sento tutto. L'uomo della sabbia continua ad andare dal babbo di notte. Anche stanotte verrà e non me lo lascerò sfuggire. Ecco, sento i suoi passi. Coraggio, non posso restare qui. Devo vederlo. Mi nasconderò dietro a una tenda. Finalmente saprò chi è l'uomo della sabbia. Ma è l'avvocato Coppelius, quell'uomo orribile che si diverte a spaventarci. È lui l'uomo della sabbia. Ma cosa fa insieme al babbo? Apro un armadio. Ma cosa c'è là dentro? Un fuoco? Una caverna? Coppelius è un mago. E mio padre? Cosa fanno? Su, presto, all'opera. Subito, maestro. Presto, le tenaglie. A me gli occhi, a me! Ma cosa sono quei visi senza occhi nella caverna? Oh, mamma, mamma! Ah, bestiola, ti ho preso. Qui ci sono occhi, occhi. Un bel paio d'occhi di fanciullo. Vi scongiuro, maestro, lascia gli occhi al mio Nathaniele, lasciagli. E se li tenga pure i suoi occhi e continua a frignare il ragazzo. Ma vediamo da vicino il meccanismo delle mani e dei piedi. No! Mamma, c'è ancora l'uomo della sabbia? No, caro, è andato via da tanto tempo. Non ti farà più del male. Perché annoiarti, Lotario? Basta, sappi che lo spavento e l'angoscia mi fecero venire un febbrone che durò settimane. Però Coppelius non si fece più vedere. Si diceva che avesse abbandonato la città, ma dopo un anno... Questo è Coppelius? Sì, è Coppelius. Ma non si può proprio farne a meno? È l'ultima volta, oggi viene per l'ultima volta, te lo prometto. Va, va con i ragazzi, andate a letto, buonanotte. Vieni, Niele. Vieni, caro, sta tranquillo, sta calmo. Mettiti a letto e dormi. Perché torna? Cosa farà? Maledetto Coppelius! Coppelius, demonio! Hai ucciso mio padre! Coppelius scomparve senza lasciare traccia. Se ti dirò ora, mio caro amico, che quel venditore di barometri è precisamente il maledetto Coppelius, non ti stupirai se quell'apparizione è per me presagio di sventure. Sì, era vestito diversamente, ma non posso sbagliarmi. E poi non ha neppure cambiato nome. Si fa passare per piemontese e si fa chiamare Coppola. Ma non mi inganna, sono deciso a vendicare mio padre. Non dire niente alla mamma e saluta la mia dolce Clara.
Caro Nathaniele, ho aperto per sbaglio la tua lettera e solo allora ho scoperto di quale morte violenta e terribile sia morto tuo padre. Ho letto la tua spaventosa descrizione di Coppelius, quell'immagine mi tormentava ogni passo e quasi mi vergogno di confessare che ha potuto persino turbare con strani sogni e fantasmi il mio sonno. Ma sai presto, il giorno dopo, la ragione mi è tornata. Non temere, Nathaniele, il poroso uomo della sabbia si è fuso nel tuo spirito infantile col vecchio Coppelius, anche perché voi bambini allora lo odiavate a tal punto da averne ripugnanza. Ma non esiste nessun uomo della sabbia, nessun mago. Sono sicura che tuo padre non fu ucciso da quell'uomo odioso, ma la sua morte fu causata da un incidente. Le esplosioni, come mi ha riferito il farmacista, sono molto frequenti in alchimia. Sì, sereno, mi sono proposta di aiutarti in caso che tu avessi bisogno. Eternamente, mio amatissimo Nathaniele. Stammi a sentire, Clara, e dimmi se non ho ragione quando affermo certe cose. Senti, l'ignoto, il misterioso, è il principio di tutto. Ci sono forze potenti che agiscono in noi. Bisogna amarle, riconoscere, affermarle. I demoni sono... Basta, Nathaniele, se ti ascoltassi il caffè si raffredderebbe e resteremo senza colazione. Intendevo solo dirti con queste parole che esistono potenze oscure che agiscono su di noi. Tu ami troppo la letteratura. Questo discorso non ha alcun fondamento logico. La volete smettere di discutere e facciamo colazione? Sono contenta. Da quando sei tornato ti vedo più sereno. Forse perché sto lavorando. A che cosa? Ad una nuova poesia. Sai, ci riguarda. Davvero? Sì, ma non ti posso leggere i versi perché non l'ho ancora finita. Comunque lo schema diceva più o meno così. Noi due siamo legati da un sincero affetto, ma di quando in quando un pugno nero dà di piglio alla nostra vita, sradicando qualunque gioia. Malgrado ciò, giungiamo davanti l'altare. Ma ecco che compare il terribile Coppelius, che allunga le sue mani a toccare i tuoi occhi, e quelli schizzano sul mio cuore incendiandosi e bruciando come scintille. Coppelius afferra il cuore e lo lancia in un cerchio di fuoco. Poi si sente la tua voce gridare. Coppelius ti ha ingannato, non erano i miei occhi a bruciare, ma gocce roventi del tuo sangue. Io invece li ho ancora i miei occhi. Mi sforzo e ti vedo finalmente, ma non sei più Clara, sei la morte. Nathaniele, se mi vuoi bene, getta nel fuoco questa fiaba inconcepibile, assurda, pazzesca. Cosa dici? Come osi? Sei una donna insensibile, ottusa, senza anima. Che hai detto? Che hai detto di me? Che succede qui? Quelle fantasie orribili, quei sogni paurosi. Basta, me ne vado. Come puoi far piangere una creatura come Clara? Che da nati versi hai scritto, sciocco visionario, sei solo capace di insultare e di far piangere le donne dal cuore nobile e gentile. Una donna che non saprebbe vedere il proprio destino neanche se le apparisse davanti. Vuoi dire forse che lo potrebbe riconoscere dai tuoi scritti esaltati e mediocri? Vediamo se sai usare la spada come la stupidità. Ti sfida a duello tra un'ora. Ci sarò. In guardia! Bell'imbusto matto e trastugnato, tu hai offeso Clara! Tu me lo vieni a dire, un uomo insensibile e infantile! Prendi questa! Ah, parata! Ah, sciagurati, dovevate uccidermi subito prima di duellare! Come potrei vivere in questo mondo se mio sposo mi uccidesse il fratello o il fratello lo sposo? Hai ragione, Clara, riconosco di averti offeso e ti chiedo perdono. Accetto le tue scuse a patto che non si ripeta. Non si ripeterà mai più. Anch'io, Nathaniele, ti devo delle scuse. E io ti perdono. Ciao, Sigismondo, hai visto? Sono tornato. Ma cosa stai facendo? Non la riconosci? È la tua roba. La sto portando alla tua nuova abitazione. La mia nuova abitazione? Come? Non capisco. Ma non lo sai ancora, Nata? Il tuo appartamento è bruciato ed ora trasporto tutta la roba che sono riuscito a salvare dalle fiamme. Sono sconvolto. Chi ha piccato l'incendio? Le potenze delle tenebre sono contro di me, ma io le saprò riconoscere. Grazie, Sigismondo. Dove mi hanno trasferito adesso? Adesso sei in un appartamento qui vicino. Vieni, ti ci accompagno. Guarda, è modesta ma comoda. Ti piace? Sì, credo che mi ci abituerò. Chi è quella ragazza? È Olimpia, la strana figlia del professore di fisica, Spallanzani. Perché dici strana? Perché sta sempre ferma in quella posizione, per ore e ore. Beh, ora devo andare alla lezione di scienze. Tu non vieni? No, sono un po' stanco e vorrei riposarmi. Ciao. Ciao, Nata. Buongiorno, studente. Si fa chiamare Coppola, ma è quell'orribile Coppola.
Coppelius. Mi spia, mi vuole distruggere, come ha fatto con mio padre. Non ho bisogno di barometri, andate, andate pure. No? Perché niente barometri? Ci sono begli occhi, occhi belli. Sei impazzito, come occhi belli? Ma ecco, ecco, occhiali da mettere sul naso, questi sono i miei occhi, occhi belli. Basta, basta, via di qua, sciagurato. Già allora mi volevi strappare gli occhi, ma adesso non sono più un fanciullo, ti smaschererò, Coppelius. Ah, niente per voi, ma qui c'è un bel cannocchiale. Vattene, mostro. Sì, sì, va bene, lo prendo, quanto costa? È vero, adesso la vedo chiaramente, Olimpia, com'è bella. Ecco i tre zecchini, ma ora se ne vada. Che creatura deliziosa. Nata, guarda cosa sono riuscito a trovare. Cos'è questo biglietto? È il biglietto d'invito per la festa che darà stasera il professor Spallanzani, in onore di suo figlio Olimpia, così ho pensato di dartelo. Grazie, Sigismondo, sei un vero amico. Olimpia, mi concedete questo ballo? Il tuo silenzio, Olimpia, è straordinariamente espressivo, assolutamente vivo. Oh, donna sublime, creatura divina. E raggio della terra promessa. Avete visto il colore della pelle? Sembra quasi artificiale. La tua pelle, pure naturale come un cristallo, mi fa pensare a un sogno paradisiaco. Partito, letteralmente partito, sconvolto, da chi poi? Una donna vuota, una povera pupattola. Un momento, se Nathaniel è innamorato sa di certo quello che fa. Hai notato quei gesti scomposti? Sembra un manichino. Caro Olimpia, dunque non solo sei una dea, ma anche una donna sublime. Se vuoi, ti concedo la mia vita. No, non andate, signore, Olimpia canterà, rimanete. Olimpia, amore, cosa valgono le parole se io vedo nel tuo sguardo divino più di quanto possa esprimere qualsiasi linguaggio? Se dicessi stanotte che ho incontrato l'astro più brillante del cielo, tutti mi darebbero il visionario. È sempre stato così. Le menti mediocri accusano sempre di eccentricità gli spiriti che a loro appaiono troppo superiori. Ah, tu sola mi capisci. Bene, bene, signor Nathaniele, vedo che si intrattiene volentieri con la mia Olimpia. Io, professore, le chiedo il permesso di venire a trovare sua figlia ogni giorno. Se ci prova gusto a conversare con una donna così originale, venga pure, sarà il benvenuto. Olimpia, mi ami? Posso parlarvi, Nathaniele? Non ho tempo. Non è una cosa lunga, è per ieri sera. Ieri sera cosa? Com'è possibile che uno come te abbia fatto il cascamorto per tutta la sera con quella faccia di cera, per quella bambola come artificiale? Come osi? E dunque questa è la tua sensibilità per il bello e il delicato? Comunque è meglio così. Meglio che non ti abbia per rivale, altrimenti uno di noi sarebbe già morto. È inutile stare a discutere sui gusti dell'amore. Comunque è strana la tua passione per un essere così freddo. Ma mi stai a sentire? Dove l'ho messo? Dove hai messo cosa? L'anello, il mio anello. Ma è di tua madre, è destinato al tuo matrimonio con Clara, che ne devi fare? La sposo, mio caro, la sposo. Ma chi? Olimpia, è l'unica che mi comprende. Fermati, pazzo, che fai? Lascia andare! Molla infame! Maledetto! Per questo ho dato tutta la mia vita! Non ci eravamo messi d'accordo così! Ma io ho fatto l'orologeria! Io gli occhi! Ma va al diavolo! Dammele mia! Bestia infernale! Satanasso! Ferma! Via! Molla! Ah, l'ho presa finalmente! No! Dagli, corrigli dietro, che aspetti? Coppelius, mi ha rubato l'automa migliore. 20 anni di lavoro, ci ho messo anica e corpo. L'orologeria, la parola, i passi, tutto mio, gli occhi. Gli occhi rubati a te, dannato maledetto. Fermatelo, va a prendere Olimpia. Eccoti gli occhi. Ah, brucia, gira, gira, pupattola di legno. Gira, gira nel cerchio di fuoco. Che cosa succede qui? Si fermi, la smetti di picchiarlo. Gira nel cerchio di fuoco. È impazzito, è pazzo furioso. Il manicomio gli chiarirà le idee. Dove sono? È tutto finito, Niele. Ci sono io ora accanto a te. Coppelius mi ha voluto punire 2 volte. Certo, prima mi ha strappato gli occhi perché non lo potessi riconoscere. Poi li ha sistemati su quell'automa dannato perché potesse affascinarmi e distruggermi. Nathaniele, basta, ormai sei guarito.
Sai, abbiamo ereditato da uno zio un piccolo podere in campagna. Quando avrai ripreso le forze, ci trasferiremo là. Un po' di campagna farà bene a tutti, specialmente a te, che ultimamente hai tanto sofferto. Andiamo un'ultima volta sulla torre, Niele. Andiamo a guardare le montagne. Dicono che ci sia una bella vista da lassù. Va bene, Clara. Hai visto i monti laggiù? Le cime sono ancora spruzzate di neve azzurra. Ti piace, Nathaniele? Terribilmente. Guarda il fiume, è un rigagnolo d'acqua che brilla. Il lago, Niele, guarda che luce d'argento, guarda che immensità, che splendore. Guarda invece il bosco, non lo sapevo così grande. È come nero, come scuro. È meraviglioso qui. Il cannocchiale, Niele, il cannocchiale. Guarda laggiù, quello strano cespuglio. Sembra muoversi, ma dove guardi? Tu non sei Clara, sei Olimpia, quel maledetto automa. Gira, gira, pupattola di legno. Gira, gira nel cerchio di fuoco. Sei ancora viva, eh? Certo, provvederò io stessa a ucciderti. Oh, Niele, ma che fai? No, mettimi giù, aiuto, aiuto! Ferma, Nathaniele! Sei impazzito, fermati! Ah, c'è Coppelius tra la folla. Sei tu, demonio. Sei venuto a prendermi. Hai vinto. Vengo da te.